Dopo Pordenone e Gorizia anche a Trieste il postino arriverà a giorni alterni, i sindacati denunciano l'accumulo di giacenze. Paura della crisi e i giovani fuggono dall'artigianato, in 10 anni quasi 3.000 in meno solo a Udine. Trieste capitale del caffè, arte del gusto e tanti affari per 12.000 addetti ai lavori di tutto il mondo. A Pordenone il PM chiede 30 anni per l'assassino delle due donne cinesi, la sentenza a novembre. Al sincrotrone di Trieste, Italia e India finanziano due nuove linee di luce per scoprire nuovi materiali nella farmaceutica e nella biotecnologia, porte aperte a progetti di ricerca da tutti i continenti. Buonasera dalla TGR del Friuli Venezia Giulia, avete visto i titoli di questa edizione del telegiornale nella quale parleremo anche dei rimborsi ai risparmiatori della Copca e delle elezioni comunali di domenica a Codroipo e Nimis. In apertura la riforma del sistema di consegna della posta che sta creando sempre più malumori mano a mano che si estende in Friuli Venezia Giulia. Si moltiplicano le segnalazioni di ritardi e di giacenze e alle proteste dell'utenza ora si aggiunge anche quella dei lavoratori. Ma Poste Italiane non molla. Sebastiano Franco. Il nuovo modello logistico di Poste Italiane va avanti. Nessun licenziamento previsto, ma contro il progetto, già avviato da oltre un anno in 2.000 comuni italiani, di consegna delle lettere a giorni alterni, protesteranno i sindacati nello sciopero nazionale del 4 novembre. Tre giorni dopo, il 7 novembre, partirà anche a Trieste e provincia, dove la situazione è già molto critica, in particolare ad Aurisina. Qui i problemi legati alle carenze di personale sono in via di risoluzione. In centro città, a Trieste, non si riesce invece ad avere una copertura quotidiana, nonostante le ore di straordinario dei portalettere. La denuncia è di Alessia Baitz, FLP CISL. A Gorizia e a Pordenone, dove la nuova modalità è partita da poco, si sono subito accumulate le giacenze. A Udine città il progetto invece sarà avviato nel 2017. Mirella Iacone, coordinatrice regionale FLC CGL, sottolinea come le zone di copertura del nuovo piano siano troppo grandi per un solo portalettere. Anche se l'Europa ha detto che la posta va consegnata 5 giorni a settimana, non siamo contrari ad una riorganizzazione del lavoro, continua Iacone. Così però non va. Vorremmo una modifica per non arrivare tra qualche tempo ad uno scorporo del servizio di recapito. La protesta del 4 novembre dei sindacati, anche contro la vendita di circa il 30% delle quote di Poste Italiane ancora di proprietà statale. Vendita che è stata rinviata, ma il decreto legge che la prevede non è stato ritirato. L'economia in Friuli, nascono sempre meno giovani imprese artigiane, lo rivelano i dati di Confartigianato che negli ultimi 10 anni in provincia di Udine ha registrato un calo delle imprese avviate da giovani. Aumentano invece quelle guidate da ultra 65enni. Lara Boccalon. Nel 2006 in provincia di Udine più di un imprenditore artigiano su 3 era sotto i 40 anni, nel 2015 poco più di uno su 5, in circa 10 anni un calo del 40%, che significa quasi 3.000 imprese giovanili in meno. Nello stesso periodo invece sono cresciute di oltre 500 unità le imprese guidate da artigiani sopra i 65 anni e la quota di titolari senior è aumentata del 57%, passando dal 4,7% all'8,3% e superando in valori assoluti nel 2011 gli imprenditori più giovani sotto i 30 anni. Secondo Confartigianato, un'inversione della staffetta generazionale dovuta soprattutto alla crisi economica di questi anni, che ha disincentivato i più giovani dal correre in proprio il rischio di impresa e costretto i più anziani fuoriusciti dal mercato del lavoro a reinventarsi artigiani per maturare i contributi necessari alla pensione e spesso per mantenere oltre a sé anche i figli. L'associazione di categoria invoca misure d'urto per fermare la contrazione a lungo termine delle imprese giovani, che si collega al lieve calo del numero delle aziende della nostra regione negli ultimi 9 mesi. Secondo le rilevazioni di Unioncamere, al 30 settembre le imprese attive risultano diminuite dello 0,8% rispetto a fine settembre 2015, con un saldo negativo di 715 unità. In calo agricoltura, manifatturiero, costruzioni, commercio e trasporti, più contenuto il calo nell'artigianato, limitato allo 0,6%. Crescono invece le attività di servizi per la persona, quelle finanziarie e assicurative, di supporto per le funzioni d'ufficio, professionali, scientifiche e tecniche, in crescita anche le imprese della ristorazione, in netto calo quelle individuali e le società di persone, mentre crescono le società di capitali. Si è aperta con numeri record Trieste Espresso Expo 2016, la fiera specializzata per gli operatori della filiera del caffè, un prodotto importante anche per i traffici portuali triestini, cresciuti in questo settore di quasi il 30% nel primo semestre dell'anno. Il servizio è di Giampaolo Mauro.
Trieste Espresso Expo torna in Porto Vecchio e la città si ripropone quale capitale mondiale del caffè. Non è una autoinvestitura, ma arriva dal brasiliano Robeiro Oliveira Silva, direttore generale dell'ICO, l'organizzazione internazionale del caffè, una potenza a cui aderiscono una quarantina di paesi produttori e quasi altrettanti importatori. Per il secondo anno consecutivo, dice Oliveira Silva, la richiesta mondiale ha superato la produzione e i prezzi sono in salita. L'espresso impiega 7 grammi di caffè, che per il produttore del chicco crudo significano 2 centesimi di euro, per il torrefattore 18 e per il bar circa 1 euro. Intorno una filiera allargata e sempre più innervata di tecnologia, dalle coltivazioni alle macchine intelligenti che il caffè consentono di prepararlo. Anche quelle automatiche sono migliorate tantissimo. In che paesi vanno a finire le vostre macchine? In tutto il mondo. Ci sono soprattutto paesi europei, ma non solo, nel sud-est asiatico, nel Nord America, nel Sud America. È un prodotto che piace, è un prodotto che viene ricercato, perché permette di far conoscere il Made in Italy, abbinandola alla capacità italiana di produrre delle macchine, delle attrezzature, ma abbinandola alla qualità e al gusto italiano. L'automazione può convivere con la degustazione, anche se su questo versante c'è ancora un po' di strada da fare. Il consumo del caffè in Italia è un consumo distratto, sociale, quindi andiamoci a prendere una tazzina di caffè, non c'è una consapevolezza in degustazione. Il nostro ruolo in quel caso è fondamentale. Senta, ma in un bar che prepara migliaia di caffè in un giorno, si può non essere distratti? Si riesce a non essere così approssimativi? Si deve, che sia un autogrill, quindi grandi consumi, o che sia un ristorante. Il caffè è fondamentale perché è l'imprinting finale, quindi è l'ultima cosa che ci ricordiamo prima di uscire fuori dall'autogrill stesso, dal ristorante, dopo una cena, ancora più fondamentale. A Trieste è partita questo pomeriggio ad alta voce la rassegna legata alla letteratura promossa da Copa Alleanza 3.0. In città anche Adriano Turrini, il presidente e amministratore delegato di Copa Alleanza 3.0, che rilancia la propria azione volta a far recuperare credibilità al sistema cooperativo dopo la bufera delle Coop triestine e di Copca. A Turrini, Sebastiano Franco ha chiesto di fare il punto sui rimborsi ai soci Copca. Vediamo. Ho annunciato pochi mesi fa la partenza dopo la risposta dell'Ufficio delle Entrate e ad oggi siamo circa al 50% dell'incontro fatto con gli ex soci prestatori di Copca. Il programma prevede di terminare entro il 15 novembre con l'incontro con tutti i soci che hanno fatto richiesta di avere indietro il 50% del loro prestito sulla vecchia cooperativa. I 19 milioni che noi sosteniamo di fatto sono 13,5 che vanno direttamente alle persone, quindi il 50% di tutto ciò che avevano nel prestito sociale. E la restante parte sono le imposte che noi ci accogliamo per poter fare questa operazione, che vorrei fosse chiaro per quei soci e per tanti altri è un qualcosa di cui i soci di Coop Alleanza 3.0 si privano in termini di patrimonio per donare a qualcun altro di fronte ad un bisogno reale. Ad alta voce una manifestazione che Coop 3.0 ha voluto fortemente da 16 anni e in particolare qui a Trieste. Perché? Allora, una cooperativa deve avere per forza una visione molto lunga. Noi siamo intergenerazionali per statuto, cioè di mio non c'è niente. Io ho il dovere di lasciare a lei o di lasciare alle generazioni future qualcosa di meglio di quello che io ho trovato dai miei genitori o da altre persone. Investire sulla cultura ci pare il modo più giusto per farlo. Cioè la cultura crea coesione sociale, crea ricchezza di un territorio. Cioè non è vero che con la cultura non si mangia, con la cultura si mangia come? Perché è quel mangiare interiore che serve ad ognuno di noi per tirare avanti ogni giorno per fare le cose migliori. La cronaca, stava lavorando con alcuni colleghi nella ristrutturazione di un'abitazione in una frazione di Premariacco quando ha perso l'equilibrio e caduto da un'altezza di 2 metri battendo violentemente il capo a terra. Vittima un 59enne di Torreano, Nicola Andresini, che ha riportato un grave trauma cranico. Lanciato l'allarme, l'operaio è stato soccorso in pochi minuti dal 118 e con l'elicottero è stato trasportato al Santa Maria della Misericordia di Udine, dove si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva. I sanitari si sono riservati la prognosi. Su grave incidente sul lavoro indagano ora i carabinieri e l'unità di prevenzione incidenti sul lavoro. 30 anni di reclusione ridotti a 20 per effetto dello sconto del rito abbreviato è la richiesta dell'accusa per il cinese di 58 anni che un anno fa uccise a Pordenone 2 connazionali, madre e figlia. Tra 20 giorni la sentenza. Tino Zava. Un intreccio di interessi economici, antiche tradizioni orientali, sordi rancori,
sullo sfondo del massacro di Viale Marconi la sera del 12 ottobre 2015. Un anno dopo di quel crimine è stato chiamato a rispondere in tribunale Yong Ching Wu, 58 anni, dipendente di un supermercato milanese, reo confesso della barbara uccisione a colpi di accetta e di un coltellaccio da cucina di Xu Ye Yang, 49enne, e della figlia di questa, Ayan Wang, di 22. Il PM Monica Carraturo ha chiesto la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, anzitutto la premeditazione, e una pena di 30 anni ridotti a 20 per effetto dello sconto di un terzo assicurato dal rito abbreviato. Il GIP Alberto Rossi ha aggiornato l'udienza il 10 novembre per eventuali repliche e sentenza. Wu da tempo riteneva le sue future vittime responsabili di una situazione che non poteva accettare. Sua figlia da anni viveva, pur non sposata, con il figlio e fratello delle donne uccise, gestore del caffè commercio, unione dalla quale erano nati due bambini. Una questione d'onore, ma anche di soldi e di presunti maltrattamenti cui la figlia di Wu sarebbe stata sottoposta, nella convinzione probabilmente distorta dell'omicida, da suocera e cognata. Parti civili, il figlio e il marito di Xu e Yang, con risarcimenti ancora da quantificare. Le uniche parole in aula l'imputato le ha riservate alla lettera, che tuttavia non risulterebbe ancora recapitata, in cui lui avrebbe invitato il genero a tornare assieme a sua figlia dopo la brusca separazione provocata dalla tragedia. Sarà la Procura della Repubblica di Pordenone a decidere se si possa configurare la violazione della legge sull'obbligo di riconoscimento nel comportamento della donna di San Vito al Tagliamento che, indossando il niqab, il velo islamico che copre l'intero corpo della donna, ha rifiutato di farsi riconoscere. Oggi la polizia locale ha completato l'istruttoria della pratica e con il supporto dei militari dell'arma ha provveduto a informare la Procura. Il fatto è accaduto ieri durante il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Il sindaco di San Vito di Bisceglie, del Partito Democratico, era intervenuto chiedendo alla donna di scoprirsi il volto. L'invito non è stato raccolto e così il sindaco ha interrotto i lavori del Consiglio. Nessun intento polemico, ha sottolineato oggi di Bisceglie, ma una mera applicazione della legge perché, ha detto, ci troviamo all'interno della sala consiliare con la sacralità dei riti che vi si svolgono quando si parla di democrazia. Plaude all'operato del sindaco di Bisceglie la segretaria regionale del PD, Antonella Grimm. Notizie dalla ricerca, due nuove linee di luce per il sincrotrone di Trieste, nuove possibilità di ricerca che sono anche nuovi legami internazionali. Le strutture infatti sono state cofinanziate dal governo indiano. Nel pomeriggio l'inaugurazione. Elisabetta Zaccolo. La bandiera italiana è quella indiana tra i laboratori del Centro di Ricerca Elettra di Trieste. Il governo indiano ha infatti cofinanziato le due nuove stazioni sperimentali del sincrotrone, due nuove linee di luce che si occuperanno di nuovi materiali nei settori farmaceutico e biotecnologico e che consolideranno ancora di più la collaborazione scientifica tra Italia e India. Il presidente di Elettra Sincrotrone Trieste, Alfonso Franciosi. Le due nuove stazioni sperimentali serviranno ad analizzare le proprietà di nuovi materiali. Una, la XRD2, sarà una delle stazioni sperimentali più avanzate per lo studio della struttura tridimensionale delle proteine, molecole biologiche che sono la base della genetica e la base della ricerca farmaceutica. La seconda stazione sperimentale, che si chiama XPRESS, servirà a analizzare le proprietà strutturali di materiali sotto pressioni esercitate da due presse a diamante che arrivano fino a 500.000 atmosfere. Con una tecnica che si chiama diffrazione scopriremo la proprietà di questi materiali ad alta pressione e se sono e quando sono interessanti cercheremo di stabilizzare queste nuove leghe metalliche, questi nuovi materiali ceramici anche a pressione ambiente. Poco più di 7 milioni di euro il finanziamento da parte dei due governi, una collaborazione consolidata quella tra i due paesi. Come tutte le linee di luce di Elettra, le due stazioni saranno accessibili a tutti i ricercatori in base alla qualità scientifica del progetto di ricerca proposto e alle sue possibili ricadute. La politica, la Lega Nord, chiede alla Procura di Trieste di intervenire sul caso della pediatra affetta da TBC, infezione trasmessa, secondo quanto accertato finora, a due bambini piccoli. Secondo il capogruppo alla Camera e segretario regionale del Carroccio, Massimiliano Fedriga, c'è stato un mancato monitoraggio da parte dell'azienda sanitaria e a supporto della sua tesi Fedriga cita il documento del Ministero della Salute sulla prevenzione della TBC negli operatori sanitari approvato come accordo nel 2013 nella conferenza statale.
Stato-Regioni, documentazione che lo stesso Fedriga annuncia di voler trasmettere alla Procura. Domenica prossima urne aperte in 4 comuni della regione per le elezioni comunali. Ieri vi abbiamo parlato degli schieramenti in campo a Monfalcone e Ronchi dei Legionari. Stasera facciamo il punto su Codroipo e Nimis con Giuseppe Liani. Tre i candidati che si sfideranno a Codroipo. Fabio Marchetti, sindaco uscente, sostenuto da 4 liste. Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale e Viviamo Codroipo per il centrodestra. Graziano Ganzit, che può contare sull'appoggio di Codroipo nel cuore. 4 le liste anche a sostegno di Alberto Soramel, Altre Prospettive, Partito Democratico, Fare Comunità e Progetto Codroipo Civica Soramel Sindaco. Complessivamente 9 liste per un totale di 174 candidati. 14.757 gli elettori al seggio, di cui 2.056 iscritti all'AIRE, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Qualora nessuno dei 3 candidati alla carica di sindaco riuscisse ad ottenere la maggioranza assoluta dei consensi al primo turno di votazione, indetto domenica 23 ottobre, si andrà al ballottaggio domenica 6 novembre, sempre dalle 7 alle 23, così come prevede la normativa per i comuni con più di 15.000 abitanti. A Nimis si torna alle urne dopo che le elezioni del 5 giugno scorso sono state dichiarate nulle per il mancato raggiungimento del prescritto quorum dei votanti in presenza di un unico candidato sindaco. 3 i candidati alla carica di primo cittadino: Gabrio Vaccarin, che può contare sul sostegno di Tiare di Nimis con Gabrio Vaccarin sindaco, e Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, Walter Tosolini, che ha l'appoggio di Lista Civica per un nuovo Nimis, infine Gloria Bressani, sostenuta da Rinnova Nimis. 4 liste per complessivi 40 aspiranti consiglieri, 2.923 gli elettori al seggio, di cui 703 iscritti all'AIRE. A Nimis si voterà solamente domenica 23 ottobre, dalle 7 alle 23. È stato completato il restauro di 53 lastre fotografiche inedite risalenti agli anni della Grande Guerra, di un olio su tela del 22 di Giuseppe Ciotti, che raffigura la Pietà, e di 2 ingrandimenti fotografici, opere di proprietà del Ministero della Difesa e conservate al Sacrario di Re di Puglia. Le lastre fotografiche sono state restaurate dal laboratorio del Centro Ricerca e Elaborazione Audiovisivi del corso di laurea DAMS dell'Università di Udine, con sede a Gorizia. Gli originali restaurati sono stati sottoposti a scansione per la creazione di un archivio digitale. Conservate nei locali del Sacrario, le lastre hanno un formato di 9x12 cm e raffigurano ritratti dal fronte, singoli e di gruppo, e scene di vita familiare ricche di dettagli e di grande valore storico e documentario. Le 2 foto di grande formato, ripulite e ricostruite in parte, ritraggono invece il Duca d'Aosta intento a consegnare un'onorificenza e il tenente Federico Castegnaro ritratto all'interno di uno studio fotografico, presumibilmente prima dell'inizio della Grande Guerra. Vi ricordo che il prossimo 31 ottobre scade il termine per il pagamento del canone TV 2016 dovuto da parte di tutti gli abbonati non titolari di utenza elettrica addebitabile. Il canone di abbonamento TV in abitazione privata deve essere corrisposto una sola volta per famiglia anagrafica. L'importo del canone annuo da versare è di 100 euro. Chi non è titolare di utenza elettrica e ha un televisore deve pagare col modello F24. Esempi di compilazione del modello F24 possono essere reperiti nel sito www.agenziaentrate.gov.it. Per informazioni e chiarimenti potete consultare i siti www.canone.rai.it o www.agenziaentrate.gov.it. Si può anche chiamare il numero verde RAI 800 938 362. Ed ora rivediamo insieme le principali notizie di questo telegiornale. La consegna della posta a giorni alterni provoca disagi e proteste, ma la riforma non si arresta. Sciopero il 4 di novembre. In Friuli sempre meno i giovani con imprese artigiane, in aumento invece le aziende guidate da ultra 65enni. A Trieste la filiera del caffè si ritrova in Porto Vecchio, un settore che solo in Italia vale 6 miliardi e mezzo. 30 anni di carcere, 20 per il rito abbreviato, è la richiesta di condanna per il cinese che un anno fa uccise 2 donne. Inaugurate a Trieste 2 nuove linee di luce del sincrotrone, cofinanziate dal governo indiano, assicurano nuove possibilità di ricerca e legami internazionali. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale regionale, che torna a 12:30. Grazie per essere stati con noi, buona serata.